era rovinato e quindi gli alberi dovevano essere abbattuti. Quindi hanno buttato giù 8 alberi senza sapere nulla di questi alberi. Quindi io ho ricominciato a richiedere, ma ci sono le perizie, non ci sono le perizie, cioè questi documenti fantasma. Poi stamattina invece, a parte lo scempio di questi giorni, stamattina compare che vogliono dare spiegazioni. Allora, io avevo scritto, ma scusate, il progetto è stato fatto nel 2022. Allora, io ho imparato che prima si raccolgono i dati, poi su quei dati costruisco i progetti. Ma si può fare un progetto senza aver fatto prima le indagini sugli alberi? Qui lo fanno, qui lo fanno. Ma dove lo avete imparato? Quindi sto progetto io non lo so su cosa poggia, però ripeto, probabilmente il tecnico ha ricevuto una commessa che diceva lungomare senza alberi. E quindi hanno cominciato l'abbattimento nel silenzio, perché magari le persone non si sono neanche accorte, rese conto ma in senso positivo, perché magari uno si fida e quindi tutti quanti aspettavamo il risultato. Poi, sempre insistendo, siamo arrivati al 23 settembre 2024 che ho trovato le persone a fare le prove resistografiche sugli alberi. Cioè dal 2022 al 2024, dopo 2 anni, vengono fatte le prove? Per vedere se gli alberi che avevano già deciso di abbattere stavano bene o stavano male. Allora, ad occhio, gli alberi sono eretti, fogliosi, non erano gialli, lo sono adesso perché è l'autunno ovviamente, non erano sbrancati, quindi nulla faceva immaginare che questi fossero alberi malati. Quindi, tra l'altro, sono l'identità di questa città, perché quando hai spianato e asfaltato questo lungomare, cioè, cosa c'è rimasto? Cioè, come fa l'azienda turistica a reggere la concorrenza di San Benedetto, di Tortoreto? Cioè, ma dove andate? Ma dove andate? Cioè, è impressionante. Quindi, visto poi il massacro dell'altro giorno, stamattina ho letto che adesso vogliono spiegare le prove resistografiche. E io ho scritto, scusate, ma le prove adesso, post mortem, che senso hanno? Cioè adesso il paziente è morto, è sul tavolo autoptico e ce lo siamo visti da soli. Allora, i tronchi li abbiamo visti, non ci serve più la prova resistografica. Non ci sono attacchi di funghi, non ci sono carie, non ci sono marciumi, non c'è niente. L'apparato radicale adesso è al vento, pure quello perfettamente lignificato, no necrosi, no fusarium. Quindi poi che ce ne dobbiamo fare? Abbiamo anche fatto le prove di resistenza a botte di benna, abbiamo fatto le prove di resistenza. Per qualche albero 20 colpi di benna per buttarlo giù, quindi già fatte le prove di resistenza. Quindi voi che cosa? È come dire, mo sono morto, vi faccio vedere la TAC, la risonanza magnetica di quando ero viva. Cioè, l'avete buttati giù? Che dobbiamo vedere adesso? Perché non ci avete accolto quando vi abbiamo chiesto le prove? Ma nel 2022 avete deciso di abbattere, nel 2024 andate a vedere se per caso sono da abbattere? A 4 giorni prima del Consiglio Comunale? Suona malissimo. Tra l'altro questi pioppi nella zona sud sostituiti con il carrubo, il corbezzolo carbonizzati quest'estate, perché lì c'è un'isola di calore da paura, con temperature insopportabili, quindi sono tutti bruciati. Ma può fare l'ombra il carrubo che fa un pioppo? Se avete sentito i video, avete visto e ascoltato i video che sono circolati, quando c'è il vento, il pioppo è uno degli alberi che canta, si sente tutto il fruscio che fa musica. Quello è il valore dei pioppi, il carrubo, cioè quei 2 olivi in croce a fianco alla Madonnina dei pescatori, senza più la conchiglia che era il simbolo del mare, una specie di siluro, 2 olivi in croce, ma gli ulivi sono per i litorali marini come pianta? Tra l'altro crocifissi dentro 2 vasi striminziti, cioè 2 manufatti fuori terra, alti,
con una volumetria più piccola della chioma. Quelli si ribalteranno quando ci sono le mareggiate, i venti forti, quelli cappottano. Quindi, cioè, mi hanno bloccato, perché io queste cose non le devo dire. Quindi ve le dico a voce, perché sulle pagine non le posso scrivere. Questa non è democrazia. Ecco, poi è Uniamo Alba. Ma salute di Uniamo Alba. Quindi adesso ci sono le prove sui morti, adesso escono le TAC, le risonanze magnetiche. Siamo al funerale però. Quindi io direi di salvare almeno questa parte che è rimasta in piedi, perché io questa musica vorrei continuare a sentirla. E con questo vi saluto.